Ballerino One, Radio Staff, Remittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Sono Marco Marucelli, il vostro curioso enogastrosofo che anche questa settimana vuole condurvi sempre per mano, ovviamente, dandovi indicazioni gustose, curiose, attraverso le iniziative, le particolarità, le peculiarità che abbiamo nella nostra ristorazione, nel mondo della gastronomia, nel mondo del turismo, e è proprio tutto all'interno, o la maggior parte, insomma, all'interno del nostro bel paese. E voglio raccontarvi le nuove evoluzioni di gusto nella ristorazione di Borgo Tufi in Molise. Sono ora due ristoranti, di chef dell'albergo diffuso di Castel del Giudice in provincia di Isernia, Marco Pasquarelli per il ristorante Gourmet Mia e Gianluca Scungio per il ristorante del Borgo. L'orto e il territorio sono gli scrigni in cui trovano i tesori da portare in tavola. Due ristoranti che impreziosiscono di sapori antichi e nuovi un borgo in pietra nel cuore dell'Appennino molisano abruzzese. Due talentuosi chef che credono nel valore dei prodotti del territorio e li valorizzano in tavola, ideando piatti originali che rendono e prendono linfa dalla biodiversità locale. A Borgo Tufi, l'albergo diffuso di Castel del Giudice, nato da fienile stalle in disuso nel paese, simbolo della rinascita, le aree interne puntando sul turismo e agricoltura sostenibile, la ristorazione si evolve con nuove ispirazioni che esaltano la cucina del Molise. Lo scrigno in cui cercare tesori è l'orto del Borgo, in cui crescono ortaggi e prodotti di stagione che rendono speciali i piatti dei due ristoranti di Borgo Tufi. Il ristorante del Borgo, che si trova nella struttura principale, che affaccia sulle montagne e i boschi dell'Appennino, propone una cucina tradizionale ma ricercata. Lo chef Gianluca Scungio, 46 anni, molisano, ma con esperienze in California e Venezia, prima di rientrare nella sua terra d'origine, propone un menù variegato a base di piatti e ricette che rendono buonissimi gli ingredienti che più caratterizzano l'alimentazione dell'Alto Molise. Prodotti tipici come il caciocavallo, il tartufo di cui il Molise è ricco, verdure e legumi di stagione, carni elaborate secondo usanze locali, ma anche mele biologiche che si coltivano a Castel del Giudice e nei campi un tempo in stato di abbandono e recuperati per dar vita ai meleti Melise, il miele dell'apiario di comunità, i formaggi del caseificio di Capracotta e tante prelibatezze delle migliori aziende agricole, dagli antipasti con ortaggi e zuppe di legumi molisane ai primi con i maltagliati all'uovo fatto a mano con baccalà e risotto al tartufo con caciocavallo, fino all'agnello porchettato e al baccalà arracanato. E ai dolci come le sfogliatelle di mele di Castel del Giudice con crema inglese e la pera alla tintilia, ricotta e fondente al cioccolato. Il menù è un viaggio nei sapori più autentici della regione. La novità del 2023 invece è il nuovo ristorante Mia, sulla piazza panoramica del Borgo, tempio gourmet dello chef Marco Pasquarelli, cresciuto a Castel di Sangro, a pochi chilometri da Castel del Giudice. È demiurgo di una cucina creativa che gioca sulle sfumature cromatiche di ogni alimento, appassionato di erbe spontanee, aromatiche e dei prodotti terrosi, di cui il Molise è ricco. Da un singolo ingrediente riesce a far emergere diverse sfaccettature, esaltate in un gioco armonico e gustoso di consistenze, abbinamenti, colori e sapori. I prodotti locali, anche quelli di Castel del Giudice, come le mele, lo zafferano, il tartufo e di stagione, sono sempre i protagonisti, così come le ricette della sua terra al confine tra Molise e Abruzzo, rivisitate con estro e raffinatezza. Il menù è un'esplorazione gastronomica sorprendente, molto apprezzati piatti come la tartare di manzo, rape, nocciola, senape e tartufo, il tortello di pecora, caciocavallo, zafferano e tartufo, il maiale, bieta e mela, il cosciotto di agnello, cacio e ovo. Speciale anche per l'originale presentazione il dolce vaniglia, miele, polline, limone e pepe di Sichuan, connubio tra la natura del territorio e sapori esotici.
Ulteriori informazioni sul sito www.borgotufi.it. E poi invece saliamo, andiamo a vivere la Val Malenco, soggiornando direttamente sulle piste. In Val Malenco si può respirare l'autentica aria di montagna, soggiornando in una meravigliosa baita e cenando in un rifugio tipico della zona, per svegliarsi l'indomani già in pista, pronti per iniziare una giornata dedicata allo sport. La Val Malenco d'inverno si tinge completamente di bianco, accoglie tutti gli amanti della montagna nella magica cornice delle Alpi innevate, ospitando gli sport addicted sugli oltre 50 km di pista del comprensorio sciistico Val Malenco Bernina Sky Resort. Ed è proprio qui, sulle adrenaliniche piste, che sono posizionati gli alloggi Ai Barchi, una tipica baita di montagna che permette ai suoi ospiti di godere di una vista privilegiata sulle vette innevate e approfittare della privacy e del silenzio che solo la natura sa regalare. Gli alloggi sono un vero e proprio nido immerso nella valle, che durante la stagione invernale diventa ancora più esclusivo perché è raggiungibile soltanto grazie agli impianti e sugli sci. Suddivisi in 4 appartamenti, gli alloggi Ai Barchi sono dotati di tutti i comfort e in una ambiente caldo e accogliente possono ospitare fino a 12-14 persone. Per ulteriori informazioni il sito internet www.valmalencoskiresort.com. Beh, insomma, abbiamo fatto una bella escursione, siamo passati, diciamo, dal centro, dall'ombelico d'Italia, da questa meravigliosa regione che è il Molise, e siamo ritornati sulle nostre Alpi. Beh, e adesso fermiamoci un attimo, rilassiamoci 5 minuti, ascoltiamo dell'ottima musica sempre sulla vostra.